ricordo che per il ponte dell'Acquirini doveva parlare col sovrintendente e ha dovuto calpestare il suo cappello perché questo non capiva, per fargli capire che il suo ponte poteva andare benissimo in quel posto. Infatti è uno dei ponti della contemporaneità che non offende la città di Venezia. Quello di Calatrava non lo so perché non l'ho visto. Scale diverse, però il dialogo è più stretto, è più vincolante là dove in un piccolo canale con edifici di tradizione eccetera si pone un linguaggio della contemporaneità. Ecco, lì per esempio lo trovo straordinario, come sempre è stato lui straordinario nel confrontarsi. E la fascinosità nasce da queste cose, no? Appunto, tu hai un posto che non diventerebbe diciamo difficile da acquistare alla prima occhiata se non avesse tante cose che ti sfuggono. Tu entri in un edificio, in un androne, e dici cos'è sta roba, perché è così, no? E poi la seconda esperienza vedi che è così per quella ragione. E questa cosa si riempie di senso, e allora è questo senso che riverbera, ma lo riverbera anche quando non lo sai la prima volta. Quindi è questa serie di rimandi tra il saputo e il non saputo, il capito e il non capito, che genera la vitalità di un'opera. Quanto dell'architettura deve essere data al mestiere e quanto alla sensibilità e alla cultura. Diciamo che non volevo usare la parola arte o artista, perché le due cose si intrinsecano profondamente, ma vengono lette separate. I poeti hanno le loro erinni. Se queste non li assaltano costantemente. Io ho conosciuto Luigi Nono, ho conosciuto artisti, erano sempre tutti ossessionati dalla loro necessità. Guidi parlava con precisione di questa cosa, diceva che quelli che sono i geni e quelli che sono gli uomini di talento, li distingueva in questo senso, no? L'uomo di talento fa quello che vuole perché è un uomo libero. E di genio no, fa quello che la sua erini, la sua follia gli ordina di fare. E il lavoro di mio padre invece, come lo vivo io, che ovviamente sono disposto a essere contraddetto da tutti e la cosa non mi preoccupa più di tanto, è invece quella di quest'uomo che lavorava delle notti intere per spostare una linea di matita da una posizione iniziale a un millimetro spostata, che nelle scale in cui lavorava potevano essere 10 centimetri. Questa cosa qua non ha niente a che vedere direttamente con l'architettura, perché spostare attraverso una linea un muro di 10 centimetri vuol dire far finta di non sapere che il muratore sicuramente i 2 centimetri te li ruba, perché non è capace di essere preciso a quel punto. Però dopo lui era sempre sul cantiere, si avvaleva della gente del tempo, operai, esecutori del tempo, che sono totalmente diversi da quelli che abbiamo noi. Quindi le nostre esperienze nei confronti di un lavoro eseguito oggi e guardare il lavoro di allora è impossibile, impensabile, così come è impensabile per noi vedere le cose della poesia o costruite mentalmente in tempi diversi dal nostro. Allora, se vogliamo leggere le opere di mio padre, nel caso specifico questa avventura, è una necessità di ricomporre, il tentativo di ricomporre nel linguaggio, nell'ambito della modernità,
tutto ciò che lui ha imparato a riconoscere come amabile, come desiderabile, come perfetto. Nel caso specifico dell'Acquirino, un restauro come quello sarebbe impensabile oggi, proprio assolutamente inconcepibile, così come quello di Castelvecchio. Cioè si sono codificate, per quale ragione? Perché si sono codificate delle visioni, delle linee di condotta che negano la possibilità che ciò sia fatto, in virtù di tutta una serie teorica di cose. Mentre per il passato questo invece era la regola. Vi dirò che io non ho fatto tanto lavori nuovi, tutti con colpo, nuovi veramente. Però un negozio, gli allestimenti di musei o allestimenti di musei sono sempre dentro il contesto. Il contesto obbliga a qualche cosa. Forse il lavoro è più facile. Devo fare una pelle, una fodera. Io devo essere una pelle. Qual è la fodera più idonea in un ambito di quella specie, in quell'altro posto? La cosa è logica, se c'è della cosa originale si lascia con me. Qualunque altro intervento deve essere disegnato e pensato in maniera nuova. Però c'è un metodo, chiamiamolo mimetico. Cioè, io non posso dire, faccio il modernissimo, adesso prendo acciaio, poi gran cristallo, eccetera, eccetera. Può darsi che vada bene il legno invece. Che andasse bene una cosa modesta invece che troppo lirica. Quindi la meditazione era portata anche a un certo modo raziocinante, che dovrebbe trovare delle ragioni che io chiamo di superiorità razionale, cioè di logica ineluttabile, che non ha niente a che fare col funzionalismo o col razionalismo. Anzi, diremo così, mi metto sempre in posizione opposizione, perché per me esiste una logica superiore che è quella poi della conquista della forma. La risposta non è stimolata dalla domanda. La risposta nasce da tutta una sequenza di passaggi lenti che si generano sul foglio di carta. E ritorno sull'argomento perché credo di aver capito che il vero grande lavoro di mio padre, è vero per cui lui è importante e lo si accorgerà nel tempo, è nella qualità dei suoi disegni. Cioè se noi andiamo a vedere un'opera di Tiziano e diciamo, ostia, guarda che bravo, che meraviglia, che grande pittore, guardiamo la sua pittura, no? Se tu vai a vedere un architetto, vai a vedere la sua architettura. Ma se noi però vogliamo avvicinarsi al mondo della grafica, andiamo in cerca di un'altra dimensione. E allora pensiamo che Giacometti sia, come lo è in realtà, un grandissimo disegnatore. E se mio padre, che passa per un grande architetto, invece fosse veramente un grande disegnatore, un grande grafico, i disegni che fa lui sono straordinari, per quanto è la mia capacità di afferrare questo elemento molto molto fluido che scompare appena lo guardi, che è quello della sensibilità e del conoscere le opere dell'arte.